Sì, Presidente, grazie. No, io sono voluta intervenire, chiaramente noi voteremo favorevole, come ha detto la consigliera Iorio, però insomma io volevo dire che su questo argomento, cioè noi ci siamo sempre confrontati e battuti già quando eravamo opposizione, cioè sulle queste benedette radio, antenne radio base. Perché purtroppo piovono su tutto il territorio, è chiaro che è un problema diffuso al quale comunque il Roma Capitale può solo limitare i danni perché, come sappiamo, non si può spegnere un'antenna radio base o comunque non c'è un diritto costituzionale garantito alla comunicazione che, ahinoi, molto forte e purtroppo sposato anche dalla giurisprudenza, nonostante poi il principio di precauzione, di matrice comunitaria che chiaramente fa in modo di restringere e comprimere questo diritto potere che ci hanno comunque questi soggetti, queste imprese di comunicazioni che possono far atterrare queste antenne. Ci siamo sempre battuti. Io credo che purtroppo è un argomento trasversale anche questo. Io mi ricordo, ripeto, in opposizione e nei municipi noi abbiamo sempre combattuto per voler arginare, ecco, questo atterraggio di queste antenne. È chiaro che non siamo contenti anche noi quando arrivino queste antenne. È chiaro che, come per questa, ci vuole un lavoro delle commissioni competenti urbanistica ambiente. Come abbiamo visto, su questo è stato fatto un lavoro dalla parte della commissione, tant'è vero che il Dipartimento sta comunque muovendosi verso i contenuti di questa mozione. Quindi non è, io volevo rimarcare questo fatto perché, ripeto, è un argomento a me caro, che molte volte, insieme ai miei colleghi, chiaramente abbiamo affrontato insieme al Presidente Diaco. Quindi è chiaro che è giusto porre la giusta attenzione, scusate il gioco di parole, e come abbiamo visto, siccome un tema, questo tema in particolare di questa antenna è stato ben seguito, ecco qui che appunto anche il Dipartimento PAU si sta determinando come appunto previsto dalla mozione. Grazie.